Benvenuti a tutti, riprendiamo un attimino il discorso di questa Master League, vi faccio un po' vedere, noi siamo nel girone di Champions League, fin qui ho giocato 6 partite, questa è la classifica, siamo primi, abbiamo una bella squadra, però logicamente la classifica è ancora molto molto corta, quindi buon bene la Roma quest'anno, dopo 2-3 anni che, mamma mia, lasciamo perdere, andiamo a vedere la Champions League. Questi sono i gironi, ragazzi. Girone A, Bayern primo, dopo due partite, Sporting primo, Real Madrid primo, la Juve prima pari merito con l'Atletico Bilbao, Manchester United Nantes, Barcellona tanta fatica anche quest'anno. Benfica, insomma, un girone tutto aperto questo. Poi qui la Z è sempre sorprendente, Krasnodar, vincitore del campionato l'altro anno. E questo è il nostro girone. Torino, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid. E abbiamo fatto una vittoria e un pareggio. E adesso giochiamo contro il Paris Saint-Germain. Andiamo subito avanti. Prossima partita. Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain. Questa è nuova. La Juve ha dato via Cristiano Ronaldo. Incredibile. Incredibile. Mo, questa mi è nuova. Vediamo un attimino. Eh sì, è proprio lui. Oh, cavoli. Bene, noi mettiamo subito una formazione così. Anche noi abbiamo una formazione, ragazzi, di tutto rispetto quest'anno, eh. Abbiamo Alfonso in porta che... Mettiamo subito Gazzi, guardate chi c'è qua. Ibrahimovic, Belotti, cioè insomma abbiamo Cornelius, Lewandowski, Cabrera, Haaland, Douglas Costa. Qui ci mettiamo subito. Mettiamoci Rincon che è un po' che non gioca più. Haaland è pompato, Douglas Costa. Beh, con Nelson Semedo mi alza Kyle, no, qui ci va. Facciamo Stones e De Vrij, ragazzi. Mamma mia, che squadra. Che squadra. Cabrera lo togliamo. Draxler di nuovo rotto. Di nuovo rotto, io non capisco. Io metterei Baselli qua. Ci voglio provare con lui. Allora, davanti io farei Ibra e il Gallo. Ora vediamo se possono giocare bene in posizione. Douglas Costa lo spostiamo di qua. Eh no. Va bene. Possiamo andare, direi. Vediamo un attimino chi mettere. Beh, facciamo riposare un po' a Diapong. Diapong e portiamo Linard nei trasferimenti, Però lo possiamo portare per dare un po' di fiato a Kyle. Non è molto pompato. E io direi di portare. Boh, che portiamo? Manolas, dai. Bernardeschi in panchina, abbiamo solo Welbeck. Ah, abbiamo anche Welbeck di punta, mamma mia. Una squadra che sta funzionando molto bene. Andiamo. Registrerò solo questa, chiaramente, perché io non è che vado avanti un'ora, 2 ore, non ne ho proprio voglia. E quindi ci facciamo questa. Comunque vi consiglio Dirty Rally 2.0 perché è un bellissimo gioco. Chiaramente bisogna giocare con gli aiuti perché sennò è un disastro. Poi quando si prende Sì, la mano benvenuti a si può questo cambiare e straordinario mettere anche evento senza emozionante aiuti, che però ci per darà sulle spine adesso per il prossimo paio d'ore. meglio così. Lo stadio si fa Dai, sentire, si dai. sono fatte sentire anche le Bene, bene. strade, Eccolo migliaia di qua. agenti. Mamma Questo mia, la tifoso Juve che vende sicuro sarà Cristiano fondamentale Ronaldo al per Paris tutto quello che noi Saint-Germain. faremo qui, Attenzione per perché dare il potrebbe anche massimo a risultare coloro che vero, eh. servono, quelli vicini e quelli lontani. E allora appoggiamoli anche noi, con premura, con Questo è intenzione, forte, in un ragazzi. altro appuntamento Questo è un con il grande nostro sport giocatore. preferito, che tra l'altro a questi livelli si gioca davvero alla massima potenza. Questo è un partitone. Questo Speriamo di impianto non. sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. Numerosi tifosi di ultra del Paris Saint-Germain. Vai, dai. Douglas. Mamma mia. Guarda. Ce n'hanno gli italiani, c'hanno qualche italiano se non sbaglio, eh? Vediamo.
Difesa a 4, noi giochiamo così. Tanto folto per provare a portare a casa il risultato. L'organizzazione difensiva è la base. Ho preso Stones negli svincolati, nei primavera, nazionale inglese se non sbaglio, molto forte centralmente. Ragazzi, Di Maria, Ansu Fati, mamma mia che squadra. Daffi, Ansaldi. Oh, Rafinha. Mamma mia che squadra. Mamma mia, eccolo qua. Un pensierino ce lo facciamo, eh. Andiamo. Si parte, ragazzi. Ultima partita d'andata del girone. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Guarda Fabio, dico un difensore. Si sgancia Stones. Un calciatore molto Baselli, pratico, buona. Anche un ottimo tocco di palla, specialmente nei passaggi di prima. Ibrahimovic. Buona. Dai. Ansaldi. È davvero una bella serie di passaggi. Mamma mia, guardate che roba. Qui bisogna calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Vabbè, andiamo. Vediamo se c'era tutto questo fallo. Se è fallo. Con De Vrij si trova lungo, Ancora una scorrettezza e dimostrerà il cartellino. Vabbè, ma quello non lo devi neanche dire, è proprio pesca e così. Andiamo. Penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di raddoppiamo il cartellino se continua a comportarsi così. Fermo lì. Mamma mia, dai. Semedo che si sgancia. Calcio di punizione per il Ragazzi, queste squadre qui ogni volta che li tocchi è fallo. Ansaldi. Prova con la palla lunga. È lunga. Promettente, il difensore può grande Ansaldi. Attenzione che ci potrebbe essere uno scambio a gennaio. Attenzione. Robertson. Grande terzino inglese. Rincon. Baselli. Buono lo scambio qui. Bravo Baselli, bravo. Baselli l'ho fatto ritornare. Era nell'Undersfield, squadra inglese, ma non giocava. L'ho fatto rientrare. Attenzione a Ansaldi qua, In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano. Diciamo che un pareggio potrebbe anche andare bene, però. Cerca di pescare il compagno col filo. Grande Debra. Baselli. Douglas. Schiaccia Douglas sull'acceleratore. Cerca bella, mamma mia. Ci mette buona. L'appoggio sulla fascia. Non c'è spazio, chiudono Baselli. Molto bene Baselli. Dai Douglas Costa. Douglas Costa. Dai, sveglia qui. Buona, dietro, bravo. Allan. Nelson Semedo. Non c'è spazio. Dai l'1-2. Costa. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi. Fallo, fallo. Scusate se ogni intanto salta via l'audio, ma c'ho il microfono che. Le cuffie sono della PlayStation 3, quindi non ho proprio voglia di spendere soldi in un paio di cuffie per quello che mi servono. Attenzione. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Adesso lo ammonisce, lo ammonisce. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Passa liscia, si prende un cartellino. Ma va bene, dai. Non è neanche un fallo brutto, Robertson. Comunque, andiamo avanti. Riparte Ansaldi. Vai Ibra, vai. Bisogna giocare tranquilli con queste squadre qui, eh. Occhio Rafinha. Molto forte anche lui. Grande Rincon. Però poi mi sbaglia qua. Baselli. Bravo Baselli. Andiamo, saliamo, fagli lo spazio. Dai, vai, il movimento della punta. Ibra l'aspetta, vabbè. Parte Douglas. Attenzione, mamma mia che velocità. Guarda che ce l'hai qui. Vai Semedo. Può crossare in aria. Bella palla, qui deve tirare. Dio, è andata a toccarla. Mamma mia. Va bene. Bravo, qui il giudice
però tutte le volte me lo spaccano. Ha già subito 3 infortuni dall'inizio del campionato Ibra. Va già bene che sono leggeri. No, ragazzi, io faccio battere Baselli. Lasciamola così la squadra. Ma se era più centrale. Fallo di nuovo, mamma mia, ragazzi. Ammonito Di Maria. Non sa di protesta. Vediamo. Di Maria, calmo, adesso qua, ragazzi, è tosta. Io la batto corta e tiro. Vediamo. Vediamo se me la dà. La dà indietro. Buono, vabbè. Pelé. Jalin Pelé. Non so chi sia. Sarà il figlio di Pelé. O lo zio. Dai. Mamma mia, ragazzi, quando attaccano, ragazzi, fanno paura. Stringi Baselli, sono soldi. Raddoppia. Mamma mia. Semedo, ma che giocatore, ragazzi. Che velocità che c'ha. Questo è uno. Vai Ibra. Ibra purtroppo è ancora all'inizio, quindi c'ha 17 anni qua nella Master. Non è che è proprio titolare, voglio andarci piano. Attenzione! Mamma mia! Non si è visto tutta la partita, ha fatto un tiro. Bellissimo. Bellissimo. Capisco perché la Juve l'ha dato via, era ancora giovane. Non capisco perché la decisione di darlo via. L'ha dato via quest'estate. Neanche l'ho visto io l'ha dato via. Va bene, dai. Vai Allan. Sceglie tocco corto. Andiamo. Allan controlla la palla. È da solo. No, ragazzi. Conquista il pallone. Questo è il rischio che quando riparti, se non sei abbastanza alto, non hai subito il contropiede. Vabbè, ma non importa. Occhio qui, c'è troppo spazio. Buona Douglas. Grande. Sta giocando molto bene quest'anno e che è maturato tanto. Andiamo Robertson. No, Robertson. Attenzione, mamma mia. Sono forti. Rafinha. Non manca molto all'intervallo, ancora 0-0 in una partita però non priva di emozioni. No, basta raddoppio. Adesso. Aia. Ansaldi raccoglie un passaggio dalle retrovie. Grande chiusura di De Vrij, grandissima chiusura. A chi? Si fa trovare sulla traiettoria. La recupera. Un'azione rischiosa. Mamma mia, se la prendeva Ibra lì. È riuscito a passare. Occhio. La gioca in profondità. Ha spazio sulla fascia. Occhio su Fati, che questo è forte. Ibra che pressa. Ander Herrera. Occhio Douglas, dai, togliela. Raddoppiamo qui. Mamma mia, ragazzi, sono fortissimi. Vai Allan, grande. No, errore, raddoppio. Pallone in aria. Douglas Costa. Andiamo? Belotti. Ma Gallo. Da Ibra. Eccolo. Prova il compagno in buona posizione. Prova la conclusione. Sì, andiamo, grande Douglas Costa. Mamma mia. Andiamo 1-0. Grande palla di Ibra. Mamma mia. Che giocatori, ragazzi. Guardate solo questi quattro qua. Lasciamo per uno, vabbè, più o meno. Gli altri. Che palla, ragazzi. Bellissimo. 1-0. Si ricomincia dall'1-0. Secondo me devono sfruttare la rincorsa. Quest'anno dobbiamo vincere qualcosa. Sono 3 anni che sono qua. Dopo la Serie B, in Serie A sono terza stagione. Non ho vinto nulla. Adesso ho fatto una squadra che spero
insomma. C'è un ottimo movimento senza palla. I passaggi sono molto bene, dai ragazzi, dai. Da Ibra. Attendiamo sempre il gol della Champions League di Ibra, Prime fasi della ripresa già in corso. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Bella, ma... spazio. E vince, vince Robertson. Tiro di Baselli. Mamma mia, grande il bambino dal kimono d'oro, grande. Vai Alan, vai Alan, ce l'hai lì, ce l'hai lì, c'hai Dagla. Riceve un pallone interessante, la gioca all'indietro. Porca miseria, occhio contropiede. Prova a giocarla in profondità. Occhio contropiede. Di Maria. Sulla destra. Calcio di punizione per ma il dove? Ma dove? Che fallo, dove? Ma vai a cagare, che l'aveva già data via la palla. Arbitro, vai a cagare, va, pezzenti. Pezzenti siete, una classe pezzente e basta. Andiamo, va. Mamma mia, che falli che fischiano. Buona ritorna. Non lo voglio neanche vedere. Sti pezzenti. Palla in aria. Vai. Deludente Paris Saint Germain. Cristiano Ronaldo inesistente. Allan. Grande Allan. Douglas Costa. Nelson Semedo. Lascia, lascia. Buona. Rimessa in gioco dunque. Può andare in rete. Palla a Rincon, spazza via senza bronzoli. Buono, buono, Rafinha. L'ha tenuto bene. Occhio Rafinha, occhio Rafinha. Vai Gallo. Gallo un po' in ombra nelle ultime partite, però deve ancora crescere anche lui. C'ha 19 mi sembra adesso. Lancio lungo del portiere. Chiaramente incedibili questi, non si vendono. Poi mi spiegano perché devono schierare Cristiano Ronaldo punta centrale. Sale De Vrij. Gliela ridiamo. Grande Baselli. De Vrij. Ottimo, colpisce. Rincon. Bello, mamma mia, mamma mia, ha ragione mio amico che quando tiri devi tenere spostato l'R3, ti fa il tiro a girare, guardate, guarda che bello, mamma mia, non ha girato bene. Qui abbiamo rinoceronte del continente asiatico, questo o cerchio o cerchio, andiamo, dai dai ragazzi, dai. Buona! Il Gallo! È in ottima posizione! Cerca il tiro! Mamma mia che errore la difesa del Paris Saint. Mamma mia che errore! Siamo testimoni di una prova di grande cinismo. Il Gallo non perdona. Rivediamo. Tanto abbiamo tempo, me la prendo con calma. Grande, volevo tirar di prima, poi ho detto no. Hop. Che errore la difesa del Paris Saint Germain. Mamma mia, 2-0 meritato, è un tiro in porta per il Saint Germain fin qui. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Il Torino ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Ma cosa stai dicendo? Che mamma mia, sti commenti sono fatti troppo male. Dell'epoca anticristo, guarda che va Ibra. Mamma, mamma.
porta, come un gol. La allontana con forza. Buona la difesa qui, buona. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Cerca l'uomo là davanti. Tocco preciso. Sempre corta Ibra, sempre. Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Sicuramente non vogliono concedere. Buona dell'uno contro uno. Dai, Ibra, Ibra. Però fate movimento lì, non è che può tenere la palla tutta la vita. A sinistra con il passaggio. Occhio, vai Semedo. Cerca il numero. Ci prova. Non abbiamo chiuso. Non abbiamo chiuso. Due tiri in porta hanno fatto un gol. Adesso chi entra? Tete e Mendy. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di Tete deve essere il figlio di quei telefilm che fanno della tata. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. Lasciamo perdere. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Adesso attenzione perché diventano il Barcellona e il Real Madrid degli anni 70, insieme. A questo punto del match non possono restare. Mamma mia! Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ragazzi, occhio perché possono ancora farcela, pareggiarcela. Questa se tocca la palla fa male. No! Eccolo qua. E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto. Queste sono le squadre classiche che fanno due azioni e vincono e pareggiano. E adesso cambia. E cambiamo anche noi. E cambiamo anche noi perché Ibra è meglio metterlo un po' a riposo. Ci ficchiamo Welbeck. Togliamo Baselli e mettiamo Bernardeschi. Togliamo Douglas Costa che è spompatissimo e mettiamo Hamsik. Andiamo. Peccato ragazzi, però purtroppo succede anche questo. Vedete che non vuol dire avere i giocatori, Però tra Champions League, Coppa Italia e campionato non abbiamo ancora perso, Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol. Buona, tienila. L'estro di Berna. Dio, se non me lo davi spaccavo il joystick, Chi glielo facciamo tirare, ragazzi? Amrabat, Cicicocò, Paolo Pulici. Va, che cazzo lo rompete i coglioni? È fallo, non rompete le palle. Mamma mia, tutta la vita rigore quello lì. Andrea Herrera, non sei in Portogallo. Attenzione. Fondamentale per fare gol. Dai, Welbeck. Sì. Molto bene. Spiazzato il portiere. Ottimo rigore. Bel gol. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. E passano in vantaggio. L'assegnazione del rigore potrebbe aver deciso la partita. Comunque il modo in cui sono andati a cercare il fallo è stato molto intelligente. Cerca un compagno. No, pensavo che la prendesse quel testa di cazzo centrale del Paris Saint-Germain. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Lo stronzone lì. Prova il cambio di gioco. Come vedete ho abbassato la velocità perché ripeto che a due tacche è diventato impossibile giocarlo sto gioco. È impossibile, dopo l'ultimo aggiornamento non si può giocare. Wow, grande Alan. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non devono sprecare tempo in questo possesso palla. L'avversario ha avuto la meta. Grandissimo. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Palla filtrata per Welbeck. Bernardeschi. Bravo, bravo Bernardeschi. Quando lo metto fa sempre la sua partita. Mi piace molto. Certo, la difesa
concesso troppo spazio. Ma dobbiamo... No, non fare fa... No, no. Qui cerca... Mamma mia. Fa avanzare la manovra. Bella. Dai. Pochi minuti, addirittura secondi. Buona. E sarà finita. Madonna, Welbeck, che roba. Grande. Buono, grande azione. Mamma mia. Fare queste azioni qui bisogna avere i giocatori di velocità, perché sennò e di passaggio, perché sono grandi. Palla rincon. Prova il filtrante. Belotti. Buona. Vinta. Il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Va bene ragazzi, facciamo vedere solo i gironi, io stoppo qui e niente, grazie a tutti per chi prenderà la visione a questo video. Allora, beh, Bayern Monaco quasi è andato avanti, Leibar sorprendente primo, Real Madrid, Milan e Bordeaux, mamma mia che girone, ancora tutto possibile qua nel girone di ritorno, eh. Juventus 9 punti, Atletico, Barcellona, Schalke, Benfica, che qua è buona lì, buona lì. Adesso ritorno, secondo me ci basta fare una vittoria ancora e un pareggio e siamo a posto, vedremo. Va bene ragazzi, io vi saluto, grazie a tutti, iscrivetevi se vi fa piacere, se no pazienza, non importa. Vediamo cosa c'è qua. Ma che giorno del derby? Ah, si avvicina al derby. Del derby, non so se sappiamo fare, se vogliamo che si risolva a nostro favore, quando sarà il momento. Certo, l'anno scorso li abbiamo persi tutti e quattro, l'anno prima li abbiamo vinti tutti e due. L'anno scorso c'è stato i derby, eh sì, si avvicina al derby, mamma mia, mamma mia. Ma scusate una cosa, fatemi solo vedere, sono curioso di vedere che rosa squadra c'ha la Juve senza Cristiano Ronaldo, ma sinceramente non... Buffon, De Ligt, Chiellini, De Sciglio, Gabbi, Matuidi, Was, Ramsey, Benzema, Mertens, Mandzukic, Pesolo, Albiol, Colaro, Eugen, Fernando, Babel, Sanchez, Anthony Lopez, Bonucci, Royas, Ruben Pena, Weber, Don, Kahn, Cuadrado, Bergwijn, Richardson, Piaca, Bernard, Wea. Beh, insomma, non è male, eh. Andiamo al Milan. Il Milan anche lui c'ha dei bei giocatori, eh. C'ha dei bei giocatori, quest'anno sta giocando molto bene il Milan. Punte che c'ha? Kvitanic e Marconi. Rebic, a Roma, ah, Mitrovic gliel'abbiamo venduto, c'è solo Kalinic come punta, non so cosa te ne fai di tutti questi esterni, cosa ti servono tutti questi esterni, ragazzi grazie a tutti e una buona serata.